nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Salve a tutti, un cittadino ci ha contattati perché alcune strutture adiacenti all'ospedale San Donato di Arezzo avrebbero la copertura in Eternit e quindi in amianto. Sentiamo. Allora, bisogna definire una cosa: qui di fronte all'ospedale abbiamo una copertura in Eternit, che ora questa struttura riguarda l'ASL di Arezzo. Io tale segnalazione l'ho fatta pure il sindaco Chinelli, ho mandato le foto per far capire la gravità della situazione che viviamo in atto ora. E vediamo che questa struttura ha pure dei pezzi di Eternit rotti, visibili da occhio nudo, quindi bisogna definire cosa è Eternit. Eternit vuol dire cemento più amianto. Messo così sotto le intemperie è un pericolo per la salute. Come si potrebbe tutelare il cittadino per poter... Io questa cosa l'ho assegnata il primo cittadino, visto che è una struttura dell'ASL, il primo cittadino che è l'amministrazione comunale di Alessandro Chinelli, gli ho fatto le foto, le ho segnalato l'accaduto, sono andato pure lì, però tuttora non ho avuto risposta, sperando che qualcuno si interviene per poter tutelare la salute dei cittadini. Il primo cittadino dovrebbe essere in prima linea per dire: guarda, c'è questa struttura, se non si può fare una bonifica, al limite di poter intervenire in qualche modo per fare almeno una copertura per evitare almeno il danno. Dopo ho visto che sempre su questa struttura è operativa, ci sono persone che ci lavorano, c'è una lavanderia, è addirittura di Eternit. E sinceramente dire che questa struttura è salutare, pure per la salute di chi ci lavora, non è che sia una grande cosa. Io chiedo al sindaco di intervenire, se non intervenirà il sindaco possono intervenire pure i cittadini, perché in quanto la salute, secondo me una persona su riguardo alla salute si può anche tutelare. Lo dice pure l'articolo della Costituzione 32 che riguarda la salute, oppure il codice penale 434 del codice penale. Quindi cosa vuol dire? Che disastro ambientale. Quando è stato considerato che l'Eternit è un disastro, perché vuol dire che è dannoso alla salute, perché è facilmente respirabile, bisogna capire una cosa, che la tettonia di Eternit ha delle fibre che in contatto con le intemperie sono facilmente respirabili. Dopo queste fibre, una volta respirate, ti porta alla morte e non c'è cura. Quindi un ospedale che dovrebbe rappresentare la salute pure dei cittadini, questa copertura totale in Eternit non ci deve essere. Dopo c'è proprio questa struttura che esce sempre questo fumo, che uno se si affaccia alle parti alte dell'ospedale lo riesce a respirare. Ecco, dobbiamo ancora una volta specificare il fatto che sono delle strutture adiacenti all'ospedale San Donato di Arezzo. Sì, però siccome che sono vicino all'ospedale, proprio uno visibilmente riesce a vedere la struttura, visibilmente riesce a respirare pure questo fumo che emana da questi cumignoli di ferro, e uno se si affaccia con una finestra riesce a respirare queste polveri. Secondo me non è giusto che un ospedale che dovrebbe rappresentare la salute dovrebbe respirare queste polveri, e secondo me è stata fatta male questa struttura dell'ASL, ma andrebbe spostata un po' più adiacente, così per tutelare la salute pure dei cittadini andrebbe messa un po' più lontana da un ospedale. Dopo, al limite, se non c'hanno... Io l'ho segnato per poter fare una bonifica. Se non è possibile fare una bonifica, al limite di intervenire in qualche modo, di coprirli, chiamare una ditta apposta per poter verniciare queste tettoine di Eternit, perché messe così come sono ora, sono pericolose. L'Eternit che contiene l'amianto fino a pochi anni fa era utilizzato spesso per prefabbricati e capannoni. Poi, d'improvviso, lo hanno dichiarato pericoloso. Allora, bisogna dire una cosa, quando cominciano a vedere che l'amianto, per cos'era, l'Eternit, è stato messo in commercio perché era un materiale facilmente resistibile all'intemperie e aveva un costo minore. Siccome che quando cominciano a vedere che questo Eternit era dannoso per la salute e ha procurato milioni di vittime, da lì l'hanno bandito, quindi hanno creato delle situazioni per poterlo eliminare.
Io penso che questo non ha né colpa né il sindaco né l'ASL, perché questa è una struttura vecchia che l'hanno costruita in quel modo, però siccome che uno potrebbe intervenire in determinato modo, potrebbero coprirli, questi tettoina di Ethernet la potrebbero coprire in qualche modo con verniciando con la ditta apposta. Materiale che il nostro amico si augura venga smantellato. O smantellate oppure chiamate una ditta apposta per poterle, cioè la ditta apposta potrebbe pure coprirli oppure verniciarli per evitare il problema. Però, visto e considerate che in quella struttura ci lavorano pure persone, anche se tu non la coprisci, secondo me non risolve il problema. Il problema si potrebbe risolvere solo bonificando, quindi togliendo tutte le tettoine di Ethernet. Restate con noi, a tra poco per la seconda parte di Sportello Reclami. Seconda parte di Sportello Reclami, un cittadino ci ha segnalato la presenza di Ethernet, quindi amianto, in alcune strutture adiacenti all'ospedale San Donato di Arezzo. Noi abbiamo chiamato in causa la ASL con il responsabile alla manutenzione, Luca Marchi. Sentiamo. Noi all'ospedale di Arezzo, nella parte dei servizi tecnologici, abbiamo dei capannoni industriali che hanno una copertura fatta negli anni 90, realizzata con cemento amianto. Curiamo la manutenzione di queste coperture, le verifichiamo come richiesto dalla normativa, che non prevede una rimozione tout court delle coperture in cemento amianto, ma che prevede un loro controllo e un intervento mirato laddove si verifichino dei problemi di dispersione, di eventuale dispersione delle fibre di amianto. Provo a spiegarmi meglio. L'amianto nelle coperture, così come l'amianto in altri tipi di manufatti edilizi, è conglobato all'interno di una matrice compatta, non friabile in genere, che tutela la sicurezza, che garantisce la non dispersione delle fibre nell'ambiente. Nel caso nostro è questa la situazione. I nostri controlli avvengono con dei laboratori di Siena autorizzati allo scopo, abilitati a fare questo tipo di verifiche, sia di materiale aerodisperso all'interno degli ambienti di lavoro, sia la valutazione dello stato di consistenza delle strutture che contengono le fibre di amianto. Nello specifico, dovremmo rifare a breve, abbiamo avuto qualche problema adesso di gestione con il passaggio nella nuova ASL di area vasta, a breve dovremmo rifare il controllo periodico di queste superfici. L'ultimo controllo che è stato fatto a fine anno 2013, inizio anno 2014, dava garanzie di non dispersione delle fibre. Ma noi chiediamo al nostro interlocutore, esiste un pericolo amianto in queste strutture? No, in questo momento i dati che abbiamo in nostro possesso dicono che non esiste un reale pericolo di esposizione ad amianto per le persone. È evidente che la situazione viene monitorata in continuo con delle frequenze biennali, ci siamo dati come criterio, di sicurezza in modo tale da, se ci fossero delle mutazioni, dei cambiamenti su questa situazione, in modo tale da riuscire per tempo a considerare il problema insorgente e a risolverlo. Bene, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a domani con Sportello Reclami. Vi aspetto. Nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà.
Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.